Una continuità tra il clan dei Casalesi e il gruppo che, dopo i duri colpi inflitti dalla giustizia al sodalizio, fa capo a Carmine Schiavone, figlio del boss Francesco, detto Sandokan, e quello che è emerso dall'indagine coordinata dalla Procura di Napoli e dalla DDA che ha portato i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Casal di Principe ad eseguire ben 42 ordinanze di custodia cautelare in carcere ad altrettanti affiliati. L'indagine ha concesso di scoprire una vera e propria cassa comune, frutto dell'attività di estorsione che consentiva al clan di stipendiare gli affiliati detenuti con uno stipendio dei 1.500 e 2.500 euro al mese, sequestrato anche un vero e proprio arsenale contenente anche Kalashnikov, un fucile d'assalto e due fucili a pompa. Ascoltiamo il procuratore capo Giovanni Colangelo e Giuseppe Borrelli, procuratore aggiunto della DDA di Napoli. Non bisogna ritenere cessati i fenomeni criminali e lasciarsi poi cogliere all'improvviso dalle emergenze di fatti clamorosi. Continuare a lavorare sul territorio significa tenere sotto controllo le dinamiche criminali che operano su quel territorio e quindi coglierne i mutamenti e le attività mentre sono in atto, in modo da intervenire tempestivamente ed evitare il realizzarsi di eventi più gravi. Il sequestro delle armi, l'intervento nei confronti degli estortori con i fermi o con le catture è la dimostrazione di una tattica, diciamo così, processuale e della perdurante pericolosità del clan sul territorio. Caso di specie, peraltro, legami tra uomini del gruppo di Michele Zagaria e uomini del gruppo di Schiavone. Dimostrano come le sinergie tra le organizzazioni criminali tradizionali dei casalesi sono sempre esistenti. Il compito della Procura di Napoli è quello di non dover rincorrere i fenomeni, ma di anticiparli o quantomeno essere in pari con essi. Il duro lavoro delle autorità inquirenti è stato condotto grazie anche al ritrovamento di pizzini, veri e propri libri contabili che riportavano le cifre delle casse. Ascoltiamo il colonnello Giancarlo Scafuri, comandante provinciale dei Carabinieri di Caserta. Abbiamo due tipi di elenchi che vengono fatti ovviamente da Carmine Schiavone e dai suoi locotenenti, che fanno proprio, tracciano un organigramma di tutti gli affiliati della fazione Schiavone più altri affiliati del gruppo Zagaria e del gruppo Iovine che venivano stipendiati dall'organizzazione. In questo caso Carmine Schiavone assicurava per il mantenimento delle famiglie e degli affiliati in carcere da 1.500 a 2.500 euro ad affiliato. Ha tentato di corrompere i finanzieri offrendo loro una somma di denaro per evitare il sequestro di merce contraffatta. Per questo motivo una donna di origini cinesi è stata arrestata dai finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, che hanno compiuto un'azione nel quadro dell'attività di prevenzione e repressione del fenomeno della contraffazione, nonché nell'attività di tutela della buona fede dei consumatori e degli operatori economici dell'economia legale. In particolare, i Baschi Verdi del gruppo Pronto Impiego di Napoli hanno individuato in città un esercizio commerciale nel quale veniva venduta merce abilmente falsificata. Nel corso dell'attività ispettiva, che ha portato al rinvenimento di circa 28.000 orologi e relativi accessori con marchi di note case illecitamente riprodotti, la moglie del titolare ha tentato di corrompere i militari con l'offerta di 500 euro affinché ne sequestrassero soltanto una parte. La donna, di origine cinese, è stata immediatamente arrestata e giudicata con rito direttissimo, mentre il marito è stato denunciato a piede libera alla competente autorità giudiziaria e la merce sottoposta a sequestro, unitamente alla somma di denaro offerta ai finanzieri. Sono stati illustrati questa mattina nella sala giunta di Palazzo San Giacomo dal vice sindaco Tommaso Sodano i risultati della sperimentazione Bike Sharing Napoli e il lancio del progetto. Bike Sharing è un progetto di ricerca di mobilità sostenibile basato su un sistema di biciclette, economico ed ecologico, che consente una più ampia fruizione della città e delle aree pedonali a vantaggio dell'ambiente e della viabilità, ideale sia per i cittadini che per i turisti. Si tratta di un progetto di ricerca dell'associazione Clean
app che ha vinto il bando Smart Cities e Communities and Social Innovation del MIUR, PON Competitività 2007-2013, cofinanziato con le risorse FSER per le regioni della convergenza supportato dal Comune di Napoli. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato la dottoressa Mellone della Clean Up che ci parla dei correttivi da apportare al Bike Sharing Napoli. Ok, oggi c'è stata la conferenza stampa del progetto Bike Sharing Napoli dell'associazione Clean Up. Si tratta più che altro di un momento di confronto anche con la stampa per aggiornarci sullo stato dell'arte del nostro progetto dopo il primo mese di sperimentazione open. Sperimentazione che attraverso i dati che abbiamo raccolto ci dà ben sperare per il futuro. Speriamo che dopo la deadline del progetto di ricerca ministeriale si possa continuare a pedalare. Il sogno è vedere tutti i napoletani in bici? Il sogno è vedere una rete di biciclette e ciclostazioni che possa essere paragonabile a quello delle città europee sostanzialmente. Quindi non solo 10 stazioni pilota in centro storico, ma cercare di coprire tutta la città in maniera capillare. Ovviamente piano piano speriamo di portare insomma valore aggiunto. Soddisfazione nelle parole del vice sindaco Tommaso Sodano, che ai nostri microfoni ci ha anche illustrato quali saranno le novità in materia di pista ciclabile. La pista ciclabile è stata condizionata, così come anche sulle altre strade cittadine, dalla presenza di molti cantieri. Con il completamento dei cantieri, con le stazioni, sarà possibile ancora liberare altre strade per la pedonalizzazione, per le piste ciclabili. E comunque le nuove strade, a cominciare dal lotto dell'area orientale di Napoli, dove partiranno a breve, insomma, nel mese tra aprile e maggio, la realizzazione dei grandi assi viari, come quello che da Via Marina arriva fino a Vigliena, e tutte le altre strade, la zona di Brescia Sant'Angelo. Il 19 marzo sarà una data da ricordare per i napoletani e per tutti i fans di Pino Daniele. Infatti nel giorno del suo 60° compleanno, ma anche nel giorno del suo onomastico, il Comune di Napoli e la famiglia dell'artista hanno deciso di ricordare il compianto Pino con una giornata denominata Isto vicino a te, che riprende il titolo di una delle sue più belle canzoni. Una giornata intensa fatta di concerti, flash mob, iniziative da parte di privati e anche da parte dei cittadini, che scenderanno in strada con la chitarra per cantare le canzoni di Pino. Il 19 mattina al Maschiangioino il sindaco Luigi De Magistris consegnerà ai familiari che vorranno intervenire le copie dei libri posti in prossimità delle ceneri del musicista durante l'esposizione all'interno del Castello Partenopeo. Subito dopo sarà organizzato un flash mob nel cortile del castello, nel quale un gruppo di selezionati fans canterà le canzoni più belle di Pino. Infine, al Teatro Mediterraneo si svolgerà un recital con alcuni degli artisti e degli amici più stretti del cantante, tra cui Enzo Avitabile, James Senese, Nino D'Angelo, Peppe Lanzetta e anche il fratello Nello, che questa mattina a Palazzo San Giacomo ha cercato di spiegare quali saranno tutte le iniziative riguardanti la giornata dedicata a Pino Daniele. Penso che sia una cosa molto bella. Da parte abbiamo avuto l'appoggio di De Magistris e di tutti coloro che anche hanno aderito a questa manifestazione, sia musicale che sia anche la manifestazione con il pubblico, con il loro pubblico, col pubblico di Pino, quindi questo flash mob che ci sarà il 19 marzo alle 12:30 al Castello del Maschio Angioino. E diciamo che il pubblico sarà protagonista. Qual è il momento cui tieni di più? Questo qua del flash mob, perché i due protagonisti erano Pino e il suo pubblico. Quindi adesso che Pino ci guarda, ovviamente, guarderà il suo pubblico. È un modo di dire: io sto vicino a te. Quindi ognuno porterà una sua chitarra e quello che avrà modo di trasmettergli amore, come lui ce l'ha trasmesso a noi. Occuparsi della crescita dell'intero paese, perché la crescita del paese porterà alla crescita del sud. Questo è l'auspicio di Joram Gutgeld, consigliere economico del Presidente del Consiglio, a Napoli per un convegno sul Mezzogiorno.
Per Gutgeld le singole realtà del mezzogiorno devono partire da loro stesse. Insomma, ha spronato il Sud a caricarsi sulle spalle il proprio futuro. Stiamo prevedendo, ha detto il consigliere del Premier, adesso un piano di investimenti legato soprattutto ai fondi europei, 9 miliardi e pianificare di investirli per la crescita. Ma nelle sue parole i particolari di questo progetto che dovrebbe essere particolarmente positivo proprio per il Sud Italia. Stiamo prevedendo adesso il piano di investimenti legato soprattutto ai fondi europei, parliamo di quest'anno di 9 miliardi e stiamo pianificando di investirli nel modo più utile e efficace per la crescita del Mezzogiorno. Noi dobbiamo partire da tecnologia e innovazione, non a caso il piano di banda ultralarga vedrà il Mezzogiorno come con un impegno particolare, e quindi noi partiamo su tutti i fronti. Beh, Napoli ha un potenziale enorme, quasi illimitato, e sicuramente bisognerà fare uno sforzo particolare di sfruttare tutte le potenzialità di questa meravigliosa città. La trasformazione di uno dei pochi strumenti di contrasto alle nuove povertà in un mezzo altamente invasivo della privacy è quasi da stato di polizia. È ciò che denunciano l'associazione Nuove Socialità e il sindacato nazionale Unilpe circa il nuovo modello ISE entrato in vigore dal 1 gennaio. Sul banco degli imputati il provvedimento che prevede la determinazione del reddito anche a partire dalle pensioni sociali, dai percepimenti per invalidità civile e dagli assegni di mantenimento per i figli. Ascoltiamo Gabriella Peluso, vicepresidente di Nuove Socialità. Con il nuovo modello ISE siamo veramente giunti a un vero e proprio stato di polizia. I poveri cittadini che ricorrono ai CAF per ottenere questo modello necessario per avere quelle poche agevolazioni che sono necessarie per sostenere le nuove povertà sono costretti a spogliarsi. Ecco perché una legge veramente barbara, quella che ha introdotto questo nuovo modello ISE, sono costretti a tirare giù ogni tipo di difesa dal punto di vista della privacy e quindi anche di tutela della propria condizione sia per sé che dei propri familiari. E in questo modo ovviamente l'intenzione del governo Renzi è proprio quello di allontanare i cittadini dall'accesso a quei pochi strumenti che il paese mette a disposizione per fronteggiare le nuove povertà. Annunciata una protesta a Roma contro la scelta, nel corso della conferenza sono intervenuti il presidente nazionale Unilpe Vincenzo Caniglia e il vicepresidente Antonio Laudando. Con la nuova introduzione del nuovo modello ISE da gennaio del 2015 è stato violato in maniera subdola da questo governo il diritto dei cittadini e delle persone poco ambienti della società di avere benefici come social card ed bonus familiari e quant'altro instaurati dal governo Berlusconi. Vi voglio portare degli esempi pratici che succedono tutti i giorni all'interno degli uffici. Ci troviamo persone che hanno soltanto l'invalidità civile e l'accompagnamento e non possono più accedere a quella che è l'esenzione per l'invalidità civile, l'esenzione per controllare quelle che sono le loro patologie, quindi esenzioni ticket. Abbiamo un'altra difficoltà che è quella da sostenere, ci sono persone che sostengono i bambini invalidi e anche quello farà reddito all'interno dell'ISE. Dopo Battipaglia ha fatto tappa a Napoli stamane il treno verde 2015 di Lega Ambiente. A bordo di un particolare convoglio di Ferrovie dello Stato hanno viaggiato le migliori esperienze dell'agricoltura italiana di qualità in vista dell'Expo 2015. Un carico di eccellenze e proposte che sono state visitate questa mattina da diverse scuole del comprensorio partenopeo. Il motto scelto quest'anno per la campagna di Lega Ambiente Trenitalia è tornare alla terra per seminare futuro. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato Michele Buonomo di Lega Ambiente. La Campania è la patria purtroppo della terra dei fuochi, che è però un fenomeno grave ma circoscritto. La Campania ospita invece per contro centinaia di produttori di eccellenze e quindi noi siamo a Napoli con il treno per ribadire questo. Il treno porterà storie, volti e prodotti all'Expo, dandogli pure un'anima più vera, più legata alla terra, ma questo treno vuole pure raccontare l'altra Campania, come stiamo provando a fare con la Campania e con il libro Campania terra dei cuochi. Per cui per una volta il treno verde, anziché raccontare
i problemi delle città, racconterà le eccellenze, le storie positive delle campagne del nostro paese. E ieri pomeriggio il Comune di Napoli ha approvato il nuovo statuto dell'azienda speciale ABC Acqua Bene Comune. Ai nostri microfoni la soddisfazione del sindaco De Magistris questa mattina sul treno verde di Legambiente. Ieri è stata una giornata storica, messa in sicurezza per 30 anni, l'intero ciclo delle acque, un messaggio molto forte, l'acqua è un bene comune, e di tutti, non può essere privatizzata, e ovviamente la posizione del Comune di Napoli è effettivamente in controtendenza rispetto alle scelte del governo nazionale e speriamo anche non del Consiglio regionale della Campania. Quindi un appello ai consiglieri a seguire la strada acqua bene comune. Questa rivoluzione del PD non mi sembra ci sia stata. De Luca che torna e da 20 anni fa il sindaco mi sembra una cosa un po' strana. Lo ha detto Clemente Mastella, leader dei Popolari per il Sud, che stamattina a Napoli ha presentato l'alleanza con i pensionati in vista delle prossime elezioni regionali in Campania, in programma il 10 maggio. Un fiume in piena l'ex guarda sigilli che si esprime anche sulla legge Severino e sulla prossima competizione elettorale, nel corso della quale è sicuro di essere determinante. Io sto ponendo un problema, l'ho posto oggi e lo voglio porre qua ai cittadini di Campani. Mettiamo per ipotesi che De Luca, su De Luca il TAR non si esprime, che facciamo? C'è Regione Campania, noi staremo per un anno senza Consiglio regionale, senza Presidente, perché il rischio potrebbe essere questo, perché la Corte Costituzionale non è che debba decidere da subito, è stata messa, diciamo, tra virgolette in mora, nel senso che la Corte stabilirà. Deciderà il da farsi sulla costituzione o meno della legge Severino. Però questo quando capiterà? Poi questa cosa che ho visto annunziata, parti De Luca, di dire ma poi il TAR sarà a mio favore, insomma, questa gestione domestica del TAR francamente non l'ho mai vista. C'è una, diciamo, un atteggiamento istituzionale molto molto sghembo e molto molto irritante, diciamo. Il dente avvelenato con il sindaco Luigi De Magistris porta Mastella ad affermare in maniera molto forte che il primo cittadino, per quello che ha fatto, dovrebbe vergognarsi